Procede il progetto del Comune Nisseno per la realizzazione di un percorso ciclabile urbano tra via Bloi, via Piersanti Mattarella, via Aldo Pinelli, via Salvatore Averna e via Ernesto Vassallo, prevedendo sia la pista ciclabile in sede propria, in corsie riservate, e percorsi promiscui ciclabili veicolari. Buona parte del percorso è già stato tracciato, ma alcuni elementi sono in fase di ultimazione, come la segnaletica verticale o i cordoli in alcuni tratti per delimitare la sezione di corsia. E mentre ancora il percorso sta per essere completato, sorgono i primi timori da parte di alcuni cittadini di fronte al possibile restringimento dello spazio a disposizione degli automobilisti in transito e conseguente preoccupazione per gli eventuali incidenti, soprattutto nei punti in cui le arterie stradali risultano meno ampie rispetto alle altre. A seconda della tipologia della strada che intercetta, ha delle caratteristiche diverse. Per esempio, in via Bloi sarà un percorso, sarà una pista ciclabile su sede propria, quindi delimitata da un cordolo, quindi sarà una zona protetta. In altre aree sarà una pista ciclabile diciamo, riservata ai ciclisti. In alcune altre aree dove la strada, per esempio la carreggiata, non consente gli spazi per la realizzazione di una pista su sede propria, viene realizzata quella che il codice della strada prevede sotto il nome di corsia ciclabile. Sostanzialmente si tratta di una corsia, di un nastro, diciamo, longitudinale delimitato da una linea tratteggiata, nella quale i ciclisti possono percorrere la strada, quindi mantenendo la destra della strada, e i veicoli a motore che procedono lungo la strada possono anche scavalcare quella linea. Quindi di fatto non c'è un restringimento della corsia, ma semplicemente un modo per evidenziare la corsia dove i ciclisti possono procedere in maggiore, diciamo, garanzia di essere, diciamo, visti e gestiti.